Alleluia. Siamo nuovamente nel nostro locale di culto di Parma per il secondo culto della giornata. Ringraziamo il Signore per come possiamo stare alla Sua presenza. Facciamo fatica a starci tutti nei due culti, se sarà necessario faremo anche un terzo culto, ma per ora, grazie a Dio, insomma, riusciamo. E ringraziamo il Signore anche per questo. Rivolgiamoci alla Scrittura, alla parola di Dio, e leggiamo dal libro di Neemia, capitolo 2, versetto 16. Ripeto, Neemia 2, 16. Le autorità non sapevano né dove fossi andato né cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla, né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora dissi loro: voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saranno più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire, e si fecero coraggio con questo buon proposito. Quando Sanballat il coronita e Tobia il servo ammonita e Geshem l'arabo lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono, dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora risposi loro: il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. Vorrei dare un titolo alla meditazione di questa mattina con una sola parola: ricostruire. Neemia valutò la condizione delle mura di Gerusalemme, agì per la ricostruzione. E quello che fece Neemia ci parla di quello che noi come credenti siamo chiamati a fare in seno all'opera di Dio. Neemia è un bellissimo esempio di come il credente si dispone per servire il Signore. Se tu vuoi servire il Signore per il bene e il progresso dell'opera del Signore, incontrerai certamente tante difficoltà, tante opposizioni, ma Dio ti darà buona riuscita, perché Egli sarà con te. Noi, fratelli e sorelle, non serviamo il Signore perché abbiamo le capacità, i mezzi, le risorse per farlo, ma perché vogliamo ubbidire al Signore che ci coinvolge nella sua opera. E il testo che abbiamo letto mette in evidenza tre aspetti della ricostruzione operata da Neemia e da quanti poi collaborarono con lui. Prima di tutto la condizione considerata. La prima cosa che fece Neemia fu quella di considerare in quale condizione versava Gerusalemme. E noi che vogliamo servire il Signore nella sua opera, prima di tutto dobbiamo considerare la condizione dell'opera di Dio. Come? Stando ai piedi della croce, avendo comunione col Signore, scendendo in campo, avendo una visione, avendo la mente di Cristo, avendo gli stessi sentimenti di Gesù, adoperandoci non per le cose che periscono, ma per le cose eterne, essendo parte integrante dell'opera di Dio. Il versetto 17 dice: allora dissi loro: voi vedete in che misera condizione ci
troviamo Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. L'esame di Neemia fu un esame obiettivo, attento, ponderato, equilibrato, spirituale, giusto. Vogliamo esaminare, fratelli e sorelle, in quale condizione si trova l'opera del Signore e dire, come disse Neemia, queste parole, e poi essere tra coloro che non si limitano a una valutazione, per quanto obiettiva e giusta possa essere, coloro che non si limitano a parlare di quello che andrebbe fatto, ma a essere tra coloro che scendono in campo, che vanno a Gerusalemme, che mettono mano all'opera. Ripeto, non perché capaci, non perché equipaggiati, ma perché chiamati da Dio. Fratelli e sorelle, non perdiamo tempo a fare progetti e programmi per la nostra vita terrena. Viviamo la nostra vita sulla terra adoperandoci per il regno di Dio. Neemia considerò e condivise questo con i suoi fratelli, la condizione di sofferenza nella quale versava Gerusalemme. Gerusalemme distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Neemia, potete leggere il capitolo 1 di questo libro, viveva bene a Susa, era coppiere del re, uno dei lavori più invidiati del tempo, una delle posizioni più alte del tempo. Neemia aveva tutto, eppure lasciò ogni comodità, ogni sicurezza per trovarsi al centro della volontà di Dio e servire il Signore. Non cerchiamo ciò che appaghi il nostro cuore da un punto di vista terreno, ma ciò che onora Dio, in modo da poter essere impegnati nel progresso dell'opera del Signore. Perché Dio vuole usare ciascuno di noi e userà la tua vita in misura di come tu ti disporrai e ti arrenderai a Lui e lascerai che Egli guidi la tua vita per la sua opera. Insieme, Neemia non agiva da solo, infatti oltre a considerare la condizione vediamo la ricostruzione necessaria. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna, disse Neemia. Venite, insieme, il coinvolgimento. Dio porta avanti l'opera sua per la sensibilità e la visione di una sola persona, la quale però non agirà mai in solitario, in solitudine. Agirà insieme ad altri, i quali verranno coinvolti, i quali si impegneranno nell'opera di Dio. Venite, venite, andiamo, lavoriamo, impegniamoci nell'opera del Signore. Vogliamo dire questa mattina, Signore, che possiamo andare come comunità di Parma ed essere una chiesa missionaria e raggiungere i perduti e raggiungere coloro che sono nella sofferenza spirituale ben più grave di quella che poteva essere la sofferenza dei cittadini di Gerusalemme ai tempi di Neemia, coloro che non si trovano in una condizione soltanto magari di sofferenza da un punto di vista materiale, ma soprattutto da un punto di vista spirituale. Sapete, ci sono tante persone oggi che soffrono spiritualmente e materialmente.
Poi ci sono tante persone che non soffrono materialmente, ma comunque soffrono anche spiritualmente. Il problema spirituale, la sofferenza spirituale, morale, dettata dalla lontananza da Dio, accomuna tutti gli uomini, ricchi e poveri. E noi vogliamo raggiungerli con una parola di speranza, con una notizia buona, bella, la buona notizia, l'Evangelo della grazia. E nessuno dica: ma chi sono io da poter andare? Sei un figlio di Dio, redento col sangue di Gesù. E nessuno dica: ma non sono mica stato chiamato, non ho ricevuto nessun incarico ufficiale, fratelli, sorelle, per prendere degli opuscoli che troviamo lì all'ingresso del locale di culto, non devi ricevere una chiamata da chi vuoi tu, devi prendere gli opuscoli e andare per le strade dove incontrerai tante anime bisognose e parlare loro di Gesù, del Salvatore, dell'amore di Dio. Vai e racconta le grandi cose che il Signore ha fatto per te. E quando incontrerai dei ciechi spirituali, potrai dire: una cosa so, ero cieco, ma ora ci vedo. Andiamo, andiamo, non rimaniamo a crogiolarci nelle nostre sofferenze, nei nostri dolori, nei nostri sogni, nelle nostre ambizioni, nei nostri progetti. Fuori c'è un mondo che perisce e ha bisogno che qualcuno parli loro di Gesù. E chi può parlare di Gesù se non coloro che lo amano, che lo conoscono, che vivono per Lui? Venite, Gerusalemme. Molti, sapete, vogliono andare chissà dove per fare chissà che cosa. Fratello, sorella, il tuo collega di lavoro ha bisogno di Gesù. Il tuo dirimpettaio ha bisogno di Gesù. Non devi andare dall'altra parte del mondo, devi andare alla porta accanto. Non devi andare a raggiungere chissà dove, chi, da quale parte, da quale continente della terra. I perduti li abbiamo vicino a noi. E loro vogliamo parlare di Gesù. Fratelli, quante anime distrutte, quanti matrimoni frantumati, quante famiglie lacerate ci sono. E vogliamo raggiungerle. Vogliamo operare, vogliamo adoperarci. Poi si parla di vergogna, non saremo più nella vergogna. Questo diceva Neemia, noi non saremo più nella vergogna. È una condizione di vergogna. Sapete, le persone a motivo del peccato vivono in una condizione di vergogna, di sofferenza, di umiliazione, di solitudine, di disperazione, e non sanno cosa fare, non sanno a chi rivolgersi. E io e tu pensiamo ai nostri problemi, pensiamo alle nostre necessità. Fratelli, sorelle, io e voi, se siamo salvati, il problema più grande l'abbiamo risolto grazie a Gesù, perché i nostri peccati sono stati lavati e cancellati. E io mi permetto di dire che i nostri problemi, i miei per primi, rispetto ai problemi che hanno coloro che non sono salvati, sono bazzeccole. Dici: ma io ho problemi di salute, io ho problemi di questo genere, io ho altri problemi. Le persone hanno il problema che se non conoscono Gesù andranno all'inferno, saranno eternamente separate da Dio. Il profeta dice una parola che è come una lancia che trafigge il cuore di quel credente sensibile. L'estate è passata, la mietitura è passata, l'estate è finita, e noi non siamo stati salvati. Noi non siamo stati salvati.
Se le persone all'inferno diranno: noi non siamo stati salvati perché abbiamo rifiutato di credere in Cristo Gesù, è responsabilità loro. Ma se loro diranno: nessuno mi ha parlato di Gesù, allora io e tu avremo delle grosse responsabilità e non avremo scuse da dire: ma io avevo questi problemi, ma io avevo queste cose. Ci sono anime che periscono nella morte spirituale e non dobbiamo, ripeto, andare chissà dove. Guardati intorno, quante anime bisognose. Preghiamo per i perduti, adoperiamoci per i perduti, come fece Neemia per Gerusalemme. E infine la riedificazione effettuata. Versetto 18. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette. Sapete che cosa sorprende della storia di Neemia? Che appunto la mano del Signore era su di lui. Guidò tutto. Dio guidò Neemia. Dio provvise il necessario per Neemia. Dio protesse Neemia. Perché? Perché Neemia cercava il bene di Gerusalemme. Dio ha un occhio di riguardo per coloro che adoperano la loro vita per raggiungere i perduti. C'è una promessa bellissima che noi facciamo nostra, che Gesù fa: ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Ci piace questa promessa. Ricordiamoci che Gesù si sta riferendo ai suoi discepoli impegnati nell'evangelizzazione. Si riferisce non a quando il credente è nella prova, non quando il credente è nella malattia, non quando il credente si trova in chissà quale situazione particolare. Vero è che Gesù è con noi e non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. Ma quella promessa Gesù la rivolge ai suoi discepoli impegnati in prima linea nella diffusione dell'Evangelo, nella proclamazione di Cristo. Dice l'Apostolo che noi siamo chiamati a proclamare le virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. La chiamata a evangelizzare riguarda tutti i credenti, e i credenti impegnati nell'evangelizzazione avranno la benefica mano di Dio su di loro. E poi dice: quelli dissero: sprighiamoci, mettiamoci a costruire, e si fecero coraggio con questo buon proposito. Prima di tutto è prioritario, sbrighiamoci. Fratelli e sorelle, io e voi non abbiamo tempo da perdere. Se leggete tutta la storia di Neemia, scoprirete che i vari nemici come Geshem, Tobia, Sanballat cercarono in più modi per ostacolare il lavoro di Neemia, con delle false profezie, con delle false accuse, ma anche cercando di fargli perdere tempo. Mentre in un'occasione, mi piace, Neemia era sulle mura che lavorava, che serviva al Signore. Neemia non dirigeva i lavori, Neemia eseguiva i lavori. Perché, fratelli e sorelle, apro e chiudo la parentesi, nell'opera di Dio, cominciando dai pastori ovviamente, non c'è bisogno di dirigenti, non c'è bisogno di sovrintendenti. Perché il Signore della gloria dice: io la mia vigna me la guardo da me. E allora Gesù dice: pregate il Signore della messe che spinga operai
nella sua messe, operai. Non c'è bisogno di capoturni, di caporeparti, di dirigenti, di amministratori, c'è bisogno di servi, di serve, di operai che nell'umiltà si piegano e con umiltà sotto il sole, col sudore, raccolgono sul campo il grano e lo depongono nei granai di Dio, finanche l'ultima spiga deve essere raccolta, anche se farà male la schiena, anche se sarai solo, anche se il sole picchierà, ma quelle anime sono preziose. Torniamo a Neemia. Era sulle mura. Vieni! Vieni! Parliamo! E Neemia che si rivolge a questi tre nemici, perché l'opera di Dio ha sempre dei nemici. Io sto facendo un grande lavoro e non posso scendere, perché il lavoro rimarrebbe incompiuto. Il nemico cercherà di distrarti con delle false accuse, con delle false profezie, facendoti perdere tempo. Non cedere, servi il Signore. Mettiamoci a costruire, costruire, edificare. Mi piace tanto il termine ricorrente nel Nuovo Testamento, edificazione. Io ho usato il termine ricostruire, ma è ancora più bello il termine edificare, perché edificare significa costruire mettendo un mattone alla volta, un mattone alla volta, seguendo. E ci sono fratelli che di muratura ne capiscono veramente tanto, ci sono geometre e quant'altri presenti, seguendo, come dice il profeta, il filo a piombo della parola. Perché l'opera di Dio deve essere fatta con il filo a piombo della parola, deve essere fatta a livella e deve essere fatta a squadro. E Dio ci guida attraverso la parola, perché io e tu non operiamo nell'opera di Dio secondo le vedute personali, secondo i nostri pensieri, ma secondo le indicazioni del Signore, il padrone della messe, perché siamo servi e facciamo tutto quello che il sovrano ci dice. Perché non ha importanza che cosa facciamo, ma ha valore per chi lo facciamo. E allora ci uniamo al salmista per dire: mi ferve in cuore una parola soave. Io dico: l'opera mia è per il re. Poi, incoraggiati da questo buon proposito, furono incoraggiati dal buon proposito, non da fare chissà che cosa. La Chiesa è incoraggiata, la Chiesa è benedetta quando scende sul campo per raggiungere i perduti, quando adempie il grande mandato, quando mette in pratica quella che è la missione della Chiesa. Fratelli, la Chiesa ha una sola missione: raggiungere i perduti col messaggio dell'Evangelo. E infine abbiamo il risultato. Quando Sanballat, Tobia, Geshem lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono. Notate queste due cose: ci fecero beffe e ci disprezzarono. Dirà Gesù ai discepoli: beati voi quando vi insulteranno e diranno contro di voi ogni sorta di mala parola per amore mio. E i discepoli, quando vennero perseguitati la prima volta, dopo essere stati minacciati, se ne andarono felici di essere stati maltrattati per il nome del Signore. Che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? A Neemia state dicendo di ribellarsi al re?
E Neemia rispose: noi, non voi, noi. Poi dice: suoi servi. Oh, Dio ha un occhio di riguardo per i servi di Dio. Non pensate al pastore. I servi di Dio, le serve di Dio, le serventi di Dio sono tutti coloro che dispongono la propria vita per onorare il Signore e adoperarsi secondo quella che è la volontà di Dio. Tutti siamo chiamati ad essere servi e serventi del Signore. Noi servi ci alzeremo e costruiremo. Avete notato com'è sicuro Neemia di quello che farà, deve fare? E del risultato finale? Poi dice anche: ma voi non avete né parte né diritto né memoria. Andate a leggere alla fine del libro di Neemia, quando Neemia in un'occasione tornò a Susa, rimase un periodo dal re, poi ritornò a Gerusalemme e in una stanza del tempio vi trovò Tobia. Andate a leggere quello che fece. Andate a leggere quello che fece. Cioè, che ci fai tu qua? Andate a leggere. Signore, vogliamo servirti. Fratelli e sorelle, tutti noi siamo consapevoli, perché ce lo dice la parola di Dio, i tempi ce lo confermano. Gesù sta per tornare. Il tempo che a me e a voi rimane per rimanere sul campo e servire il Signore affinché più anime possibili siano raccolte nei granai di Dio è poco, è molto poco. Vogliamo adoperarci e annunciare l'Evangelo della grazia ai perduti? Se tu non puoi essere tra quelli che vanno sul campo in prima linea, prega. Sostieni con la preghiera, e anche questo sarà un contributo importante. Vogliamo alzarci. C'è tanto lavoro da fare.